Isabella Cremonesi, benvenuta. Siamo qua a casa tua, al Teatro del Vigentino. Sì, siamo a casa mia. Com'è nato questo splendido spazio? Com'è nato? Beh, allora, è nato negli inizi del Novecento perché era del mio bisnonno. Ok. Eredità di famiglia. Quindi un'eredità di famiglia. Bella fortuna. Sì, sì, quando ci vuole, ci vuole. Vabbè, te la sei meritata, sì. Si vede che... Sì, sì, sì. E sì, e ti dirò che quando sono entrata in questo appunto capannone dove una volta c'erano cavalli piuttosto che una fonderia, insomma c'era di tutto e di più, prima di tutto mi sono proprio sentita a casa. E poi ho proprio detto qui ci voglio fare un teatro, tieni conto che veramente era un posto, c'era una mega strumentazione del gas, cioè era proprio un posto che mia mamma è venuta qua dentro e si è messa a piangere, proprio veramente guardata come gli occhi e fa ma tu verrai qua? Dico sì sì vedrai, cioè il fatto sta che quindi l'ho trasformato dicendo, cioè pensando proprio che volevo creare uno spazio teatrale, visto che a me il teatro ha fatto tanto bene. E allora ho detto voglio fare un posto dove la gente stia bene. Senti, qual è stata l'emozione quando per la prima volta è arrivato un pubblico qua dentro, che hai aperto casa tua? E allora, fortissima. Sappi che non sono riuscita a stare in cassa, perché veramente l'ha fatto una mia amica, anzi per un anno intero, perché ero talmente contenta e emozionata che mi sembrava, cioè non riuscivo a guadagnare soldi da una cosa che mi piacesse così tanto, mi sentivo in colpa, non so come dire. Pensa che per il buddismo è il contrario, vuol dire che stai creando valore. E quindi proprio è venuta lei a riscuotere, poi davo omaggi a tutti, la gente che invece voleva a tutti i costi pagare. Vabbè. Poi la giusta via di mezzo l'hai trovata. Sì, poi l'ho trovata, anche perché sennò morivo di fame. Senti, però è nata una scuola qua, nel senso che il Teatro del Vigentino non è... non sono quattro mura dove si fa teatro, ma c'è dietro qualcos'altro. Sì, sì, questa qua è proprio la scuola di improvvisazione teatrale a Milano. Quindi c'è durante la settimana, dal lunedì al venerdì, ci sono tutti i corsi, a volte anche il sabato e la domenica, quando si fanno stage e seminari, e poi nel fine settimana facciamo gli spettacoli. Quindi è, diciamo, per il 90% improvvisazione teatrale, ormai è proprio la nostra caratteristica ed è quello che proprio mi ha spinto a voler creare uno spazio. E poi mi sono tenuta un 10% da attrice, diciamo, da attrice di testo primordiale, e quindi c'è anche monologhi, amo molto andare in scena con i monologhi e letture, e diciamo che così, per completare il tutto. Ma siete aperti anche altri o uno spazio e fate solo cose vostre? Ma guarda, ero aperta agli altri all'inizio, quando chiaramente dovevo cominciare, quindi adesso ho talmente tante cose da fare che ora facciamo solo cose nostre. Poi se qualcuno lo vuole affittare si può trovare lo spazio, però ecco, non organizzo. La vocazione non è teatro che affitto, ma è teatro che fa. Sì, teatro che fa, sì sì sì. Senti, io vi ho visti l'altra sera con Però, sì. Siete stati veramente deliziosi, veramente divertenti, però è un bel format, cioè sono comunque delle belle idee per coinvolgere le persone, il pubblico si è divertito tantissimo. Sì, perché appunto noi facciamo improvvisazione teatrale, poi abbiamo vari format, nel senso che varie contenitori in cui poi noi ci esprimiamo e andiamo in scena. Questo, se vogliamo, Però è proprio quello più interattivo col pubblico. L'abbiamo chiamato Però, perché da una parte appunto che il pubblico dice però, cioè sembrano dei cretini, e invece lo fanno bene, forse c'è come diceva Paolo Rossi, si fa presto a dire pirla, ecco. E altra cosa, però, perché è nell'orario aperitivo, quindi ho proprio detto voglio far vedere, però, sì, cioè voglio far vedere come l'improvvisazione teatrale, oltre che avere gli spettacoli diciamo più corposi, con più scenografia, quindi è comunque una forma di spettacolo veramente che si può adattare a qualsiasi situazione e più che altro si può adattare a qualsiasi idea, spunto, frase che ci dice il pubblico. Quindi è tutto basato sulle cose che ci dicono il pubblico, ma non una semplice parola, una semplice frase che viene utilizzato anche negli altri spettacoli di improvvisazione, cioè
tutti gli spettacoli di improvvisazione partono da uno da un da certo, un input che dal pubblico. Certo. Qui se è no che improvvisazione è? Perché, se no infatti, faccio finta di come sì. I DJ che continuano a girare le manopoline, ma in realtà è tutto registrato sotto, non si sa bene cosa fa, però piuttosto sì, che star lì così. E no, invece appunto nel spettacolo di improvvisazione è proprio si improvvisa. Il classico, chiede qualcosa al pubblico per far certo. vedere che realmente... Beh, la chiave per capire quanto siate poi alla fine spontanei è che quelli che in quel momento non stanno improvvisando sono dietro che ridono. E quindi... Bello, sì, dovremmo trattenerci, ma ci sono. No, ma è bello, cioè, si capisce quanto è sì. naturale, perché quelli che non stanno interagendo in quel momento lì sono spiazzati da quello che succede. Quindi, sì, siamo tutti spiazzati. No, noi stessi mentre lo facciamo siamo spiazzati delle cose che diciamo. E appunto questo dia però è veramente, cioè ci facciamo... può anche essere che qualcuno del pubblico venga anche sul palco, come sempre che ci tengo a sottolinearlo, sono liberi, cioè non li obblighiamo, perché deve essere una cosa piacevole per tutti. E domenica però, è andata sì. bene, ne avete trovato anche uno molto simpatico, sì, sì, un personaggio abbiamo, particolare. Abbiamo che... fatto la giornata anche molto carino, devo dire che mi piaceva. Devo fidarmi. E quindi sì, cioè proprio mettiamo in scena la giornata tipo di uno del pubblico, piuttosto che una coppia come si sono conosciuti, mettiamo in scena la storia d'amore, piuttosto che il luogo di lavoro, la casa, diciamo andiamo un po' più in profondità e poi ci divertiamo. Si chiude sempre quei bigliettini? Perché anche ma ultimamente sì, perché... Diciamo che fate compilare dei bigliettini sì. con scrivere su qualcosa, c'è scritto una parola, qualcuno invece scrive più parole, in realtà funziona molto quando sì. si va in metà di un discorso, tirate su, leggete il bigliettino. Sì, sì, quello lì è, vabbè, è un esercizio classico, però sì, ultimamente lo usiamo come gioco. Come chiusa. Cioè, mentre ogni domenica magari dei giochi li cambiamo... ma perché poi nell'improvvisazione la cosa è che dobbiamo noi stessi improvvisare veramente, certo. cioè se dovessi creare lo stesso schema di gioco sarebbe anche noioso, volte, magari anche noi per stessi voi. Ci afflosciamo, quindi appunto oltre che cambiare i giochi, ecco qua dei bigliettini lo teniamo anche perché appunto noi utilizziamo i biglietti che il pubblico arriva a inizio spettacolo, compila, quindi poi li utilizziamo nell'ultima improvvisazione. E questo è proprio l'improvvisazione pura al 100% ed è insomma, per l'attore, per quanto mi riguarda, è una cosa fantastica. Senti, si perché dice sempre, crei proprio al momento. Si dice sempre appunto: è bello della diretta, perché ogni tanto succedono cose che non ci si aspetterebbe o che magari ti imbarazzano un po'. È successo? Sì, è successo. È successo che hai il vuoto, è successo che non capisci magari il tuo compagno cosa sta facendo, cosa ha proposto, che ci sono dei qui pro quo. Cioè, come dico sempre anche a lezione ai miei allievi, cioè, l'improvvisazione teatrale si nutre anche dell'errore. Cioè, l'errore fa parte dell'improvvisazione. Lo trasformi perché, subito se sei veloce. Perché è chiaro, cioè, tu vai in scena con altre persone che pur affiatato che sia, però improvvisando al momento non è che entri nella testa dei tuoi compagni. Quindi lo spiazzamento c'è. La cosa è comunque che lo fai vedere al pubblico, non è che lo devi nascondere perché si vede, e poi il pubblico vedrà come tu te la sbrogli, diciamo. Anche se io ho sempre detto che sul palco alla fine non devi mai dire è un errore, mi sono sbagliato, perché tanta gente non se ne accorge, può pensare che l'errore fa parte dello spettacolo, quindi vai avanti, chi se ne frega. E qui l'errore o appunto diventa, diciamo, forse ancora più divertente. L'impasse si vede. Ed fa proprio parte dello spettacolo di improvvisazione, cioè che il pubblico vede nascere sul momento lo spettacolo, vede l'attore in difficoltà e vede l'attore come se la risolve in maniera splendida. Sì, tu prima hai detto che il teatro ti ha fatto molto bene, sì. Da che punto di vista? Qui adesso non vorrei parlare prendiamo dei fazzoletti. Problemi. No, beh, senza entrare nei fatti tuoi. Diciamo che il teatro, come tutte le forme artistiche di espressività, ti aiutano esatto. nella vita a risolvere le tue conflittualità, le tue menate, piccole o grandi che siano. Quindi questo, diciamo, non ho inventato l'acqua calda. Io che arrivo dal teatro comunque classico, che quindi già appunto mi aveva aiutato cioè tu metti in scena le tue paure, e quindi grazie a questo le superi, no? L'improvvisazione di più, per quanto mi riguarda, io dico, parlo sempre per me, perché è tutto fatto sotto forma di gioco,
Quindi arrivi poi col tempo a tirar fuori le cose senza neanche accorgertene e quindi si sciolgono Beh, poi in maniera nella vita naturale. aiuta tantissimo perché la vita è piena di imprevisti, quindi. Sì, aiuta a prendere, siccome appunto nell'improvvisazione tu devi accettare tutto quello che viene da te e tutto quello che viene dall'altro. E anche lì non è facile, cioè è proprio un allenamento. Quindi già questo. E quindi poi diventi più sicuro di te, ma in maniera naturale, ecco, cioè non spocchiosa, arrogante, cioè inizi a essere più consapevole, ecco, diventi più consapevole di te stessa, di tutto, il corpo, le idee, la voce, cioè tutte le tue. Nel momento in cui uno diventa consapevole e impara a giocarci, ecco che poi anche nella vita riesci, per quanto mi riguarda, a affrontare le cose in maniera più naturale e senza magari crearti quegli stress, quelle menate che magari prima mi sarei creata. E poi la cosa bella, quindi per quello che quando io l'ho detto voglio fare improvvisazione perché a me ha fatto tanto bene, e la cosa più bella io lo vedo nei miei allievi. Ma anche senza, perché veramente non si, cioè le persone vengono qua e si gioca, cioè veramente, quindi anzi, meno so delle persone meglio è. Io voglio proprio che le persone vengano qua, lasciano la propria vita fuori e qua dentro si È gioca. un'oasi. È un'oasi, bravo, è proprio un'oasi di serenità, di leggerezza. E poi sono le stesse persone che poi mi vengono a dire: guarda, grazie, ma anche solo dopo un anno, cioè non è che appunto si sentono più sicuri sul lavoro, nella vita, nelle relazioni. Vedo proprio, e poi lo vedo io stessa, magari vedi le persone, non so, inizialmente un po' impacciate, quello che guarda sempre giù, piccoli tic che tutti abbiamo. Io per esempio muovo continuamente le mani, me ne sono accorta vedendo i video e questo lo continuerò a fare, aspetto sto ferma. Cioè piccoli tic che vedi col tempo che vengono Stato smussati o ferma è più. durato un 10 secondi, eh? Bene, piccoli tic Ma che no, ma va. scompaiono. Senti, Sì. parliamo anche un po' della nostra città. Io credo anche tu ricordi quando eravamo bambini che era una città molto viva, teatro, musica, qualsiasi bar aveva una chitarra, facevano un cabaret, suonavano. Poi, diciamo, tra gli anni 80 e anni 90 io ho percepito il nulla, si è andato a cancellare tutto. Ma mi sbaglio, c'è una grande ripresa, cioè non solo il Teatro del Vigentino, ci sono tante cose come questa e la gente sta seguendo, cioè l'altra sera comunque era pieno. Di Sì. Sì. domenica sera, che di solito la gente c'è più la stanca, invece era pieno. Sì, devo dire che anch'io ho percepito questo, cioè quando, vabbè, io ho aperto nel 2005, quindi boh, relativamente presto tardi, dipende dal punto di vista, però ho proprio visto che mentre prima era più il passaparola, più gli amici degli amici, quindi anche nel quartiere, insomma, non era così facile farsi conoscere, adesso c'è molto Sono fermento, facce che non e conosci grazie che anche a tutti vengono. gli aiuti che ora ho, Beh, Però sicuro. sì, sicuramente c'è molto più fermento, c'è molto. Cioè, la gente, ma lo vedo anche appunto nei corsi, negli spettacoli, la gente ha proprio voglia di fare, di vedersi, di esprimersi. Vedo anche veramente tanti. Poi, insomma, a me piace stupirmi continuamente. Vedo anche tra i miei allievi le persone magari più impensate, che le vedi molto inquadrate, molto così, dopodiché vedi che vengono a fare improvvisazione, poi dopo si sono iscritti anche al concorso di poesie, piuttosto che fanno cioè, tante cose, tante Contaminazioni cose, diverse. sì. Senti, per chiudere, mi racconti anche dei tuoi compagni sul palco, visto che sei qua da sola e Sì. puoi dire quello che vuoi, sei libera. Poi No, vabbè, poi mi vedranno. fa niente, fa niente. Siamo qua due uomini qua dietro che ti difendiamo, siamo grandi e grossi. No, ma a parte gli scherzi, un po' quali sono le loro caratteristiche, se li vuoi ricordare, se vuoi dire qualcosa di Sì, loro. Perché allora, siete tutti veramente sì, deliziosi. grazie, grazie. Beh, allora, prima di tutto poi ne devo parlare molto bene anche perché sono tutti i miei ex allievi E quindi va da sé e quindi che va se da sei stata una brava sé. insegnante. Sì, però ecco, di fondo devo dire questo, che perché uno spettacolo di improvvisazione ti trasmetta quello che tu hai sentito, appunto questa creatività, questa gioia, questo divertimento, anche nostro, è quando c'è veramente un grande feeling
tra le persone, che non vuol dire feeling perché ho lavorato anni con, ma quando si crea, cioè può anche crearsi veramente con un giocatore che io incontro 3 ore prima di andare in scena, ma quando si crea proprio quel feeling di dire siamo insieme questa sera per divertirci noi e divertire il pubblico, e quindi grande rispetto e voglia di far brillare l'altro. Cioè, adesso non mi ricordo quale maestro improvvisatore che ha detto appunto il vero improvvisatore è colui che fa brillare l'altro. Ed è proprio questo, quindi l'essere grande spalla alla fine ha sempre favorito sì, ma che poi appunto se io faccio certo. grande te, tu fai grande me certo. e quindi diventa grande lo spettacolo, è proprio questo il concetto. Quindi vabbè, loro sono delle persone stupende, vabbè Emanuele che ora se vogliamo è il mio braccio destro, infatti anche lui insegna ed è molto bravo, poi una grande cultura anche teatrale, quindi cinematografica, quindi porta dentro anche tutto materiale. Il suo sapere, ha tanto materiale, perché nell'improvvisazione più cose sai più, certo. quindi l'una per l'altra è una persona deliziosa, correttista, stupendo. Poi chi è che c'era? Beh, Carmen, Carmen è una new entry perché è il primo anno che fa diciamo gli spettacoli di improvvisazione a livello professionistico, però appunto è una nuova stella del Vigentino. Dovete farle pagare il biglietto perché è quella che si è divertita di più. Si è divertita un sacco l'altra sera. Sì, sì, Carmen. Tra l'altro Carmen segue anche i social, Facebook, è anche la mia... È molto carina, molto dolce. Poi chi è che c'era? Aspetta. Ah beh, Stefano, c'erano due Stefani. Il pianista e il pinguino. Il pianista tra l'altro è stata diciamo una sostituzione all'ultimo, nel senso che appunto in Aperò c'è sempre l'attore musicista e solitamente Giulio, che è un nostro storico che suona la chitarra anche in scena, che però vabbè per lavoro aveva un altro lavoro, un'altra parte non poteva. Stefano è un mio allievo del terzo anno che suona il pianoforte e quindi però appunto è un giovane talento buttato dentro subito. E per finire invece Stefano Prestini, che è quello che ha fatto il pinguino, che ha fatto il mio pinguino, è stato fortissimo. E lui vabbè, lui è una bomba di creatività, anche perché proprio... c'ha questo aplomb, non ti aspetti che poi due secondi sì. dopo si butta per terra e fa il pinguino. Sì. Cioè, sì, perché non lui, te lo aspetteresti, lui no? comincia sempre quella è la cosa bella, no? Che sì. lui ha le sue caratteristiche, lui comincia sempre che così aggiusta un po' il tiro, poi piano poi piano esplode, viene fuori e esplode, incontenibile, fa le cose più inaspettate. E, però sì, appunto, siamo un gruppo che ci alterniamo un po', diciamo, dei professionisti siamo, adesso ho perso il conto, no, non siamo tanti, siamo 6 o 7, però ecco, appunto, di volta in volta magari tiro dentro ogni tanto qualcuno dei miei allievi che stanno emergendo. Mm-hmm. Senti, il percorso classico di chi fa teatro spesso è un bivio, o faccio piangere o faccio ridere, perché sei andata così forte sul far ridere? Ce n'è bisogno? Perché è la cosa che so fare meglio. Che ti viene bene. È la cosa che so fare meglio. Non è facile, poi, però far ridere, eh? Non è facile. No, e poi... No, perché ho fatto anche... Tra l'altro io ho anche un mio spettacolo di testo con pezzi scritti da me, che è il corpo drammaticissimo. Dell'amore. No, dove... Ecco, a me piace anche i temi... Vabbè, nell'improvvisazione giochiamo soprattutto proprio sulla comicità, beh, molto leggera. Però ecco, in quelli che sono anche invece i lavori di testo, anche appunto corposi, con dei messaggi che vuoi dare, a me comunque piace anche darli sempre col sorriso. Cioè, questo proprio come mio gusto personale. Non metterei mai in scena io uno spettacolo... peso. Cioè, tutto sul dolore, tutto, ma sono dell'idea che anche il dolore, anche le cose, che non vuol dire essere così appunto superficiali e cazzo, non si può dire, e basta, ma mi piace anche trasmettere magari un messaggio importante o affrontare un tema doloroso, profondo, con anche un po' di ironia, quello sì, proprio fa parte di me, e quindi... chiaramente il teatro Vigentino l'ho fatto a mia immagine, somigliante. Ah, giusto. Quindi niente, per concludere invitiamo tutti a tenere sulle antenne, perché al teatro Vigentino c'è sempre una serata divertente, insomma, è sì. piacevole e anche, devo dire, come dire, illuminante, perché sono talmente tanti gli spunti che insomma uno poi va a casa, c'è anche voglia di fare qualcosa. Venite qua. Venghino sia rivenghino. Grazie. Venga, signore. Grazie mille a te.